Salve a tutti, gente, sono Caso 90, rieccoci qua su Brothers, A Tale of Due Sons, figli. Non mi veniva a parlare in inglese. Comunque, ci avevamo fermati qua e stavamo seguendo sta tizia che ci ha appena fatto adorare. E che succede? Molto figo il paesaggio, mi piacciono i paesaggi con la neve. Forse perché qua in Sardegna non ce l'abbiamo, no che non ce l'abbiamo mai avuta. Però diciamo, qua al paese mio non nevica. Devo andarmene su in montagna, ore e ore di viaggio. Dai, che cazzo, fidati, troio. Stai dicendo quello? Mo ci chiude, in realtà è una mangia uomini, si vede? Lui dà questo calcione, le dà? Ah, ma non è che forse ci stiamo allontanando, è per quello che si sta incazzando. Capito che ti sei innamorato, tizio, però... Noi stiamo cercando altro. Dobbiamo salvare tuo padre. Penso sia tuo padre a sto punto, perché non si capisce più niente. E lì ci sono uomini che stanno discutendo di qualcosa. E ce ne sono un paio che sono pipistrelli. Perché sono Batman, uomini Batman. Sono attaccati alle pareti. Olle. Che cacchio sei? What? Lo sapevo io! Una scimmia! Male! Oddio! Che cacchio è successo? Oddio! Oddio! Ok... si è svegliato a tappa piccolino. Ok, allora forse dobbiamo fare... Ok, sì, forse sì. Una, due. Una. Vai che possiamo essere anche più forti. Proprio sta... Ole, ce l'abbiamo fatta. Però... Ti sei... Oh, ya! Cosa devo fare? Boh! Vai via! Tu! Fai qualcosa, non lo so io. Ah, gli sto staccando una gamba, ok. E tu vai via. Super boss fight, motherfucker. Oh, è fighissima sta cosa! Io devo scappare nel mentre. Olè! Boh! Te, pigliati questa! Prendigli la gamba, vai! Cioè, non la gamba, la zampa. Vai! Ne. Mi piace un sacco sta roba. Via. Oddio. Ok, buono. Dagli un colpo. Boh. No, di più. Boh. Ok. Buono così. Questa gamba. Prendila. Tiè. Come cacchio fa a camminare ancora? Ah, cos'è? Ti passa? Tiè, troia. Cos'è? Ti passa? Ti passa tantissimo adesso? Ti passa? Come cacchio fa a camminare ancora sta roba? No, vieni qua. Ma so cazzi tua, così impari a romperci i coglioni. E a... Tiè. E dai, non può stare ancora in piedi sta cosa. No, mo vai a terra e ti fai uccidere anche, così impari. Prendigli sta roba. Olle. Oddio. Ma non lo poteva fare prima, scusami. Comunque sia. Ah, sta diventando bianco. Se è la stessa cosa. Che cazzo è successo? Si è svegliato il padre. Si è svegliato. Tizio, tranquillo, stai lì. Ha sentito che c'è il figlio in pericolo. Una roba... Sono telepatici qua. E vabbè, quindi Atta è stato colpito in pieno. E sta cadendo tutto da sta roba. Ma mangiatevelo almeno, è da giorni che non mangiate. Penso. Ma mangiatevi col cacchio di ragno, non lo so io. Ok, andiamo.
Allora, se è la stessa cosa di Shelob, dal Signore degli Anelli, adesso dovrebbe essere una roba simile alla morte, ma in realtà si sveglia fra un po'. Così, anche se... No! E che palle però, eh. Che cacchio sta succedendo? Ok. Dove stiamo andando? Non li posso più controllare, non so perché. Ok. Siamo arrivati all'albero. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Gente, siamo arrivati all'albero. Penso. Perché mi sembra lo stesso, no? Poi se c'è tutto sto casino, penso ancora di più, no? Nah. Figata le luci, gente. I colori come li hanno usati sono stati bravissimi. Proprio bello bello. A parte gli scherzi, eh. Perché qua si scherza, si ride, però bisogna anche dare credito a certe opere. Olè, sono stati velocissimi, sono arrivati già lì. Che cacchio è? Che ha subito. Olè. È solo la pancia, non te ne fai niente. Ok, devo andare. Vai a pigliare la roba lì. Penso li abbia detto. Tu aspetta qua, dove cazzo vuoi che vada? Scusami, eh. Me lo spieghi? Ok, si corre, gente, si corre. Dobbiamo riuscire a salvare il nostro fratello. Vai. Ce la possiamo fare. È solo da correre avanti? Sì, ok, vai. Olle. Buono. Non si può cadere poi facendo quella roba, questo sappiatelo. Non so perché, provo sempre a mettere destra e sinistra per vedere se magari perdo equilibrio. No, basta che vai dritto e via. Minchia, tutto l'albero ci stiamo facendo. Sali, tizio, è pieno di funghi, ovunque. Olè. Qua è giusto? Sì. Lui sa già la strada dove bisogna. C'è proprio la stradina nell'albero. Non sono mai riuscito a salire su un albero perché non ho trovato le strade ogni volta. Olè. No? Sì, ok. Si sale ancora. Si sale ancora. Ok, c'è un nido. Un nido abbastanza grande. Quindi attenzione. Potrebbe arrivare. Ah vabbè, non ha uova, che cazzo. Cioè non viene nessuno in realtà. Dovrebbe essere un nido vecchio per questo, gente. Perché non ha uova. Diciamo uova. Sì, uova. Uova schiuse da poco. Uova non si può sentire. Olè. Dai! Cacchio aspetti! Acqua, dai! Acqua magica perché è bluissima. E in più è sopra un albero. Così, quindi. Olè. Dai che andiamo giù di velocità estrema. Da lì forse, perché visto che ci ha fatto vedere la telecamera. Probabile, forse dobbiamo andare da qua, no? Vediamo un po'. Sì? Olè. Ui, di nuovo! Dove cacchio? Ah, ok. Neanche qua lo posso controllare, non so perché. Vai, corri! Corri! Cazzo, stai lì a guardare. Dai, non dirmi che è andato. Vabbè che non ci può essere sempre un lieto fine, però. Oh, sveglia! Gente, mi sa che è andato. Grazie.
Ma no, gente, la tristezza sto gioco. Minchia. E che cazzo? Ma vedo gente in lacrime sul canale. No, non doveva finire così. Però questa è la vita, cari. Minchia, proprio col cuore d'oro sono. Me ne sbatto a cazzo quasi quasi. Perché dovete sapere che so che è un gioco, non riesco a provare chissà quale emozione. Soprattutto per un gioco che è durato veramente poco, se è già finito. Non sono riuscito ad affezionarmi abbastanza ai suoi personaggi, però la storia è ottima, gente, è ottima. E olle. Ok, direi che si comincia. Olle. Ok, è diventato anche una ruspa sto cazzo di bambino. Come cacchia ha fatto a spostare tutta quella roba? Vabbè, cominciamo dai piedi, via. Olle. Olle. Però tizio 3 giorni per... Scusate, è brutta come cosa. Mica 3 giorni per andare da una parte all'altra. Vabbè che sei distrutto al coso, minchia. Completamente riempito, va. E ok. Bella ambientazione però, eh? Giusto per dire. Ma what? Ma è lo stesso, ma è una fenice allora sta cosa. Se è lo stesso. Ah, che bellini. Ehi, li ha gli scatti, gente. Gli scatti? Che oggi non so parlare. O si dice gli scatti? Che palle. Lasciatemi perdere oggi con la grammatica, eccetera, perché non fa. Comunque, ora sicuramente passeremmo, infatti, davanti a tutte le zone che abbiamo già visto. Come fa a sapere sto coso dove dobbiamo andare? Vabbè, forse glielo dice il bambino. Probabile. Vai! Finisce così o no, non si capisce quando finisce. Continuano a uscirne video. Scusate anche se magari li commento e vi dà fastidio, però. Non si capisce quando è finito. Che siamo ritornati a casa, penso, no? Brava così. Un po' più vicino poteva portarlo, no? La borraccetta? La borraccetta per il padre, dov'è? Insomma, c'è dimenticata e finisce così. Bruttissimo come finale. Si mette tipo la mano nella fronte e dice no, dimenticata. Ok, si continua. Dobbiamo portare la cacchio di boccetta lì. Ok,
Cioè, a quanto pare chiunque sta vicino a sto bambino muore, quindi. Cioè, che cacchio. Prima la madre, poi il fratello. Altri, il padre ci manca. Non avvicinarti a tuo padre, perché è la fine lì. Chi è? Ok. E ci siamo quasi, su. Si scende. Andiamo qua. Whee, scivolo! Poi... Ops. Ah, ecco. Come cacchio si fa? Scusa, cacchio di Fenice, no? Non Fenice, quel grifone. Che cacchio ne so cos'è, gente. Comunque, quella roba lì. Quel gufo con le zampe strane. Stai dicendo vieni a farmi compagnia. Ok, riesco a capire se ti stai dicendo tipo ce la puoi fare o cose del genere. No, tizio, no, non puoi. Fantasma. Fantasmi non si possono abbracciare. Mi spiace. Gente, probabilmente adesso si arriva sino alla fine. Probabilmente sta per finire il tutto. Quindi, ok, proviamocela. Non vuole andare. Sto premendo RT. Sto premendo il coso del fratello, grande. Che sarebbe LT, non RT. Sto premendo LT e funziona. Buono così. Vabbè, impossessati, bicis. Ah, ci possiamo fare impossessare con l'LT. Figo. Ok, possiamo ancora farci possessare al nostro fratello grande. Non vedevo l'ora. Guarda adesso la potenza del fratello grande. Uah! Boh. Olle. Ok. Qua. Ma, scusami, neanche fratello grande lo sapeva fare prima. Che cazzo? Diciamo stronzate, per favore. Comunque, siamo arrivati. Olè. Dai, muoviti, invece di dire sì. Che cazzo di medico sei? Lasciano un po' anche al piccolino che sta... Ecco. Che sta andando via anche lui, mi sa. Minchia, a sto punto, guarda. Ok, quindi siamo riusciti a salvare nostro padre. E ora vediamo un po' che succede. Ok, che dobbiamo fare ancora? Tiè! Quanti rimbalzi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E basta. Dove devo andare? Non mi dice a ta lui. Non ne ho idea. Vabbè, saliamo su e vediamo un po'. Qui no. Vabbè, da a casa nostra forse dobbiamo andare. L'unica roba che mi viene in mente è andare qua su di nuovo a casa nostra. Ah, ok, lì c'è il padre. Quindi non è morto anche lui, che cazzo? Ho detto una tristezza così, che cazzo.
Ho capito che fare un gioco triste, però far morire tutti non è proprio la cosa migliore. Vabbè. Quindi hanno fatto anche la tomba per il fratello. Olè! E gente! Proprio adesso che mi stavo appassionando ancora di più a sto gioco, è finito! Come ho letto, avevo letto qualche recensione che diceva dura troppo poco ed è un gioco fantastico. Vero! Gioco fantastico, dura poco, le canzoni sono fighissime, non so neanche se mi sentite con sta musica e mi rimbomba nelle orecchie. Musiche fighissime, colori belli, la grafica bella, la storia figa. Non era neanche troppo banale come storia in realtà. Non me lo sarei aspettato che morisse fratello così ad minchia. E niente, gente, questa era Brothers, A Tale of Two Sons. Spero che vi sia piaciuta questa serie. La caricherò presto sul canale, è vero che voi comunque sia state guardando adesso, quindi dite ma caso che cazzo stai dicendo? In realtà questa la sto registrando molto prima di portarla sul canale e poi caricherò tutto assieme poi. Quindi, spero che vi sia piaciuta questa serie, gente. Niente, sapete già cosa tutto fare, un bel mi piace, una condivisione del video, ma anche della serie se volete. Un commentino qua sotto per dirmi cosa ne pensate adesso del gioco, ora che è finito, quali sono le vostre impressioni riguardo al gioco, se magari lo comprerete anche voi per giocarlo, eccetera. E ragazzi, ci vediamo alla prossima serie, però non più su Brothers, A Tale of Two Sons. Ciao a tutti.